Ciao a tutti, io sono Valdorf e oggi siamo su i risultati del Short Gaming Contest. Allora, i giochi sono appunto Biocode, Karma Flow, Chroma Zeroes, Alien 5 The Tower, Charlie Epidemian e il genio e il labirinto. Ma prima voglio dirvi una cosa. Secondo voi, chi ha vinto? Se siete così pigri da non voler pensare chi ha vinto, vi comunico la mia idea di vittoria. Allora, il primo è o Biocode o Karma Flow, non so quale sia migliore onestamente. Uno è RPG Stay Alt, l'altro è Stay Alt puro. Poi come secondo ci sarebbe misto tra Chroma Zeroes e Charlie. Un po' più Chroma Zeroes. Charlie l'epidemia quarto insieme a The Tower, non saprei dirvi quale è migliore. Beh, adesso vediamo i risultati. Il genio labirinto, voto finale 2. Come 2? Come sono malvagi proprio con questo. Vabbè. Poi il secondo è Alien 5 con appunto 5 di voto. Che coincidenza. Come sono 5? Il terzo dal basso è The Tower con voto di 5,50. Il quarto, sia dal basso sia dall'alto, è Charlie l'epidemia con ben 6,25. E il terzo in classifica è Chroma Zeroes di Zoro the Gallade, che ha preso ben 7,75. E il primo Short Game Contest, che viene ancora prima del secondo, è Karma Flow. E il secondo in posizione è Biocode. Sono stati un po' severi con i voti. Karma Flow ha preso solo 8, cavolo. E Biocode 7,5. Sono bassissimi come voti. Cioè, insomma, per un short game hanno fatto molto, molto, ma molto, molto, insomma. Bene, il video è finito ed è durato pochissimo. Dovrei dire qualcosa in più per prolungarlo? Vuol dire che vi sporrò la mia teoria, visto che ci sono 3 personaggi in 3 giochi dei Short Game Contest che corrispondono. Allora, praticamente, come sappiamo in Biocode c'è Tomoko che lavora insieme a Ikeda. E questo si può vedere chiaramente durante Alien 5, dove c'è appunto il personaggio di Tomoko, però con nome in codice Kei. Infatti sta Tomoko, perché c'è la K sia in Tomoko sia in Kei. E poi c'è anche Kida, che però sarà il personaggio che comandiamo noi. In Alien 5 il protagonista è appunto Ikeda, che proverà a colonizzare il nuovo pianeta. Quello che non sapevamo però è che durante questa colonizzazione Ethan è riuscito ad andare a capo dell'organizzazione e quindi Ikeda è sottomesso Ethan, ma lei non lo sa. Infatti lui ha il nome in codice è Nakar. Poi però decide di abbandonare, si ribella a tutta questa tecnologia, perché lui è fissato ormai col suo Nokia che non si rompe dal lontano 800, e così si decide di combattere con i suoi fratelli. Però uno dei suoi fratelli lo tradisce, facendogli esplodere una bomba in faccia. Così lui appunto si vendica e lo uccide, ma attristito dal fatto si dedica al contrabbandaggio, prima di petrolio, cosa che vi fa incontrare sia Ikeda che Tomoko, e poi si dedica al contrabbandaggio di armi, come si vede in Karma Flow, e prende appunto il nome di Marty Rivers. Perché è così cambiato? Perché dopo tutta l'esperienza che ha passato con Tomoko, diventa ossessionato delle donne. Infatti si mette a flirtare con qualsiasi persona che vede, soprattutto Pulcinella. Inoltre il tutorial di Karma Flow, come si vede, è ambientato in una zona più che altro montuosa. Perché ha scelto questa zona? Perché è la zona dove ha ucciso suo fratello, è la zona dove sono morti i suoi due fratelli. Per commemorare questa sua perdita decide di andare a fare lì ogni suo singolo video di presentazione delle armi, per commemorare la morte dei suoi 3 fratelli. È una storia complessa ma molto triste. Solo che non è vera, perché appunto mescola 3 giochi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. No, vabbè, l'idea è quella.